Martin Luther King e Ku Klux Klan. Negli Stati Uniti d'America, l'abolizione della schiavitù, in seguito alla guerra di secessione, non segnò la fine delle sofferenze della popolazione afroamericana. Sia nel nord sia nel sud, gli afroamericani furono destinati ai lavori più umili, quelli più pesanti e quelli più pericolosi. Furono esclusi dalle scuole dei bianchi, dai loro bar, dai quartieri residenziali, finendo accatastati nei sobborghi delle città. Nei loro confronti fu messa in atto una vera e propria politica di segregazione, cioè di separazione tra la società bianca e tra i suoi privilegi. Negli Stati Uniti d'America l'abolizione della schiavitù in seguito alla guerra di secessione non segnò la fine delle sofferenze della popolazione afroamericana. Sia nel nord sia nel sud gli afroamericani furono destinati ai lavori più umili, pesanti e pericolosi. Furono esclusi dalle scuole dei bianchi, dai loro bar, dai quartieri residenziali, fino a casa. Negli Stati Uniti d'America l'abolizione della schiavitù in seguito alla guerra di secessione non segnò la fine delle sofferenze della popolazione afroamericana. Sia nel nord sia nel sud, gli afroamericani furono destinati ai lavori più umili, pesanti e pericolosi. Furono esclusi dalle scuole dei bianchi, dai loro bar, dai quartieri residenziali, finendo accatastati nei sobborghi delle città. Nei loro confronti, però, fu messa in atto una vera e propria politica di segregazione razziale, cioè di separazione della società bianca e dai suoi privilegi. La situazione peggiore si verificò nel sud, dove nacque l'associazione segreta del Ku Klux Klan, che mirava a riaffermare la superiorità della razza bianca e a impedire l'emancipazione degli afroamericani. I suoi seguaci si macchiarono di orribili delitti. L'organizzazione sorse nel 1865 ed è ancora esistente. All'inizio aveva come obiettivo quello di aiutare le famiglie dei confederati e di impedire che il voto si estendesse ai neri e alle donne. In seguito, però, divenne famosa soprattutto per le ingiustizie che compiva nei confronti dei neri, dai primi decenni del Novecento fino agli anni Sessanta. Questo gruppo compiva delle vere e proprie persecuzioni nei confronti dei neri. Veniva praticata una vera e propria caccia al nero. I membri del Ku Klux Klan amavano compiere terrificanti rituali notturni, che culminavano con l'incendio di una croce. I camici bianchi che indossavano simboleggiavano i fantasmi dei sudisti morti durante la guerra di secessione. Oggi il Ku Klux Klan esiste ancora, anche se è in costante decadenza. Le organizzazioni come il Ku Klux Klan sono vietate negli Stati Uniti. Fino agli anni 30 e 40 i neri si trovavano in queste condizioni senza muovere un dito quasi. La figura più emblematica nella lotta per cambiare queste condizioni e guadagnare la parità dei diritti è quella del pastore battista Martin Luther King. È nato il 15 gennaio del 1929 ad Atlanta, negli Stati Uniti. A 6 anni comincia a frequentare la scuola, dopo che l'anno prima era stato espulso perché era stato scoperto a seguire i corsi a 5 anni. Il padre era pastore della chiesa battista, la mamma una maestra. Nella primissima infanzia, il piccolo Martin era solito giocare con i bambini bianchi del quartiere, ma con l'inizio delle scuole elementari accaddero alcuni fatti incomprensibili che rattristarono il bambino negro. Fu escluso dai giochi dei suoi vicini di casa e addirittura essi ebbero il severo divieto di parlare con lui. Martin non riusciva a farsi una ragione. Invano la mamma cercò di consolarlo, parlandogli di cosa significasse essere di colore e vivere in uno stato del sud. Gli raccontò delle lontane origini africane, della lunga e terribile schiavitù sopportata dalla sua gente, della guerra di secessione che aveva dato loro, almeno formalmente, la libertà. Solo la fede in Dio permetteva ai fratelli negri di sopravvivere e di credere che lassù qualcuno li amava. Per il giovane questa frase fu una tale rivelazione che, dopo il liceo, si iscrisse al seminario di Chester, in Pennsylvania. Completò gli studi e, durante la preparazione della tesi di laurea, conobbe una ragazza, Coretta Scott Young. La giovane donna proveniva da una famiglia di origini modeste, che era stata soggetta di vessazioni da parte di alcune sette razziste. Anche Coretta aveva il sogno di poter fare qualcosa per la gente della sua razza. I due giovani si innamorarono e nel 1953 si sposarono. Poi si trasferirono a Montgomery, in Alabama, negli Stati Uniti del Sud, dove maggiore era l'intolleranza razziale. Entrambi erano decisi a lottare per non essere più giudicati inferiori, ma cittadini come gli altri. Un'operaia negra salì su un autobus per tornare a casa.
Lavora tutto il giorno ed essendo molto stanca cercava un posto per sedersi. Essendo occupati tutti i posti riservati ai negri, si sedette su uno, tra i molti rimasti liberi, riservati ai bianchi. Immediatamente le fu imposto di alzarsi, ma lei rifiutò. Intervenne il bigliettaio, fu chiamata la polizia e Rosa fu arrestata. Fu la classica goccia che fece traboccare il vaso. King convocò una riunione di tutti i suoi seguaci stanchi di subire soprusi, anche peggiori di quello sofferto dall'operaia. In questa occasione fu lanciata l'idea di boicottare tutti i mezzi pubblici. Nessun negro sarebbe salito sull'autobus, fin tanto che non fosse stata tolta la spartizione dei sedili. L'iniziativa ebbe un enorme successo. Il giorno dopo le vetture pubbliche erano completamente vuote, ma non solo i negri, ma anche i bianchi avevano aderito alla lotta non violenta. I mezzi pubblici rimasero vuoti e le autorità non cedevano e non sapendo come risolvere la questione, citarono in tribunale Martin Luther King per aver danneggiato l'azienda dei trasporti pubblici. Ma, mentre stava per iniziare il processo, arrivò la strepitosa notizia. La Suprema Corte degli Stati Uniti d'America aveva dichiarato illegale la segregazione praticata negli autobus. Fu un'enorme vittoria per King, ma il suo prezzo fu altrettanto alto. Fu inoltre arrestato una ventina di volte durante le manifestazioni per la pace e più di una volta lo stesso John Kennedy, non ancora eletto presidente, pagò personalmente la cauzione per farlo uscire dalla prigione. Nell'agosto del 1963 Martin Luther King guidò un'enorme manifestazione interrazziale a Washington, dove a Lincoln Memorial, accanto al presidente Kennedy, pronunciò un discorso che risuonò in tutta la nazione, che iniziava con queste parole: «I have a dream». L'anno seguente gli fu assegnato il premio Nobel per la pace e il Papa Paolo IV lo ricevette in Vaticano. In quello stesso periodo un'altra persona molto importante, Malcolm X, fece la sua comparsa in questa lotta. Si contrapponevano così due concezioni. Una era quella di Martin Luther King, che reputava che la violenza non servisse a nulla, l'altra era quella di Malcolm X, che pensava il contrario. Alla fine, poiché i neri protestavano da troppo tempo senza ottenere niente, prevalse la seconda. Questa fu scelta gravemente contingionata dalle tragiche scomparse di Kennedy, Malcolm X e King. Kennedy, prima di essere assassinato, era però riuscito a proporre la Civil Rights Act, una legge che garantiva ai cittadini uguale accesso ai servizi e alle strutture pubbliche e private. Nel mese di aprile dell'anno 1968 Martin Luther King si recò a Manips per partecipare ad una marcia a favore dei spazzini della città. Mentre sulla veranda dell'albergo si tratteneva a parlare con i suoi collaboratori della casa di fronte, vennero sparati alcuni colpi di fucile. Martin Luther King cadde riverso sulla ringhiera, pochi minuti dopo era morto. Oggi, anche se all'apparenza le cose sembrano cambiate, in realtà non è esattamente così se consideriamo che il numero di condanne a morte dei neri è di gran lunga superiore rispetto a quello dei bianchi. Io un sogno che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli degli schiavi e i figli degli schiavisti potranno sedere insieme alla tavola della fratellanza. Io un sogno che un giorno persino lo stato del Mississippi, uno stato che soffoca sotto la cappa dell'ingiustizia e dell'oppressione, si trasformerà in un'oasi di pace. Io ho un sogno che un giorno i miei quattro figli potranno vivere in una nazione che non li giudicherà per il colore della pelle, ma per l'essenza del loro carattere. Io ho un sogno che un giorno giù in Alabama bambini neri e bambine nere potranno stringere per mano bambini bianchi e bambine bianche, come fratelli e sorelle. Questa è la nostra fede. Con questa fede saremo capaci di estrarre dalla montagna di disperazione la pietra della nostra speranza.